che è situata a Bolzano, in Alto Adige, e produce detergenza ecologica. È un'azienda antica che ha sempre creduto nell'ecologia della detergenza, quando proprio non si sapeva nemmeno che cosa fosse la detergenza. Noi abbiamo varie tipologie di detergenti. Abbiamo detergenti per la casa, per il bucato, per le stoviglie. Poi abbiamo anche una detergenza cosmetica per tutta una linea corpo. E poi in più abbiamo anche prodotti da giardino e prodotti per il legno che poi fanno sempre parte della linea casa. La nostra salute è importante, ma tenere in salute il nostro corpo significa anche tenere in salute l'ambiente. Questo ha stimolato l'azienda a fare una costante ricerca di trovare sempre più materie prime che soddisfassero la filosofia e l'ideologia che stava dietro, quella di trovare detergenti che siano molto efficaci nella loro azione di pulizia, però che non danneggiassero né la persona né l'ambiente. Le materie prime sono senz'altro di origine vegetale, non vengono fatti esperimenti su animali e che soprattutto siano rapidamente biodegradabili, perché questa è la cosa senz'altro più importante. Il nostro disciplinare, che si chiama BioCheck, esclude tutto quello che sono i conservanti dannosi, profumazioni dannose, che sono anche materie prime non utili per la detergenza, per la pulizia. L'idea di produrre detergenti ecologici mi venne personalmente quando mi sono nati i bambini, me ne sono nati tre, uno dietro l'altro. Feci l'esperienza che un bambino ebbe delle irritazioni sulla pelle e scoprì che era dovuto e causato dal detergente che si usava. Mi sono dato da fare e ho trovato questa azienda in Germania che aveva già sviluppato di questi prodotti, che erano a base semplice del sapone di Marsiglia, e da lì mi sono impegnato a trovare soluzioni sempre più efficaci. Il nome è una composizione delle iniziali dei tre studenti che avevano iniziato a produrre questi detergenti nel sottoscala. Questo è stato ed è la nostra evoluzione, che segue la filosofia dell'azienda, che è molto semplice, che è rivolta al benessere della persona. Da qui abbiamo anche capito che il mercato sta cambiando notevolmente. L'unica cosa che ha durata nel tempo è la sincerità, la qualità del prodotto che si produce, il come si produce, perché questo poi si riversa anche su come si produce, come si agiscono con i collaboratori, quali sono le atmosfere e l'atmosfera che si crea in azienda. Per l'Italia che si trasforma, sono proprio queste attività che si vede quanto è grande la trasformazione e quanto è grande la consapevolezza, specialmente e particolarmente nei giovani, e noi abbiamo grande, grande fiducia che sarà solo in meglio. L'importante è creare le opportunità che si possono esprimere. Ma soprattutto che l'uomo che sta in quest'Italia si rispetti per se stesso maggiormente e di conseguenza rispetti anche gli altri. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.